gioco. Quindi Cloud che si alza. Aerith bellissima anche grazie a queste mod. Siamo in una chiesa del settore 5. Piombato giù, sì, qua già abbiamo fatto tutto, i fiori, eccetera, eccetera. Ok, guardate che bella Aerith anche con queste mod, bellissima. Ok, e adesso possiamo iniziare la parte nuova. Qui ovviamente... Questo non è un dialogo che comunque influenza il rapporto che possiamo avere con Aerith, quindi possiamo tranquillamente prenderla in giro, mai vista prima. Però esatto, hai comprato un fiore, quindi ti perdono. Quindi siamo fortunati, ecco. Tu possiedi delle materie, non è vero? No, guarda, ne ho una anch'io. Le materie sono piuttosto comuni di questi tempi, ma la mia è speciale. Non fa assolutamente nulla. Ottimo, vantatene. Non fa nulla? Sei sicura di sapere come usarla? No, non è quello. Comunque, per me non è un problema che sia inutile. Mi sento a mio agio ad averla. È un ricordo di mia madre. E giustamente guarda il cielo. Sai, ho voglia di fare due chiacchiere. A te va? Dopotutto è il nostro secondo incontro. Perché no? Alla fine non c'è niente di male. Ottimo, dammi solo un momento, devo prendermi cura dei fiori, ma non ci metterò molto. Ok, da questo momento possiamo riutilizzare Cloud, ma è palese il fatto che noi non possiamo fare altro in questo momento se non parlare subito con Eris. Un attimo solo. Ah, ora che ci penso. Non ci siamo ancora presentati, giusto? Io sono... E qua, ovviamente, abbiamo il primo campanello d'allarme che ci fa capire che questo sarà un personaggio che ci porteremo praticamente dietro, ovvero il fatto di poter inserire il suo nome. E non cambieremo. Aerith, la fioraia. Piacere di conoscerti. Mi chiamo Cloud. Come lavoro, beh, faccio un po' di tutto. Ed è lo stesso rimando che hanno avuto praticamente nel remake, nel chiamare appunto Cloud il tuttofare, no? Quindi il tuttofare che appunto viene chiamato o comunque viene appellato a Cloud viene appunto, deriva appunto da questa descrizione. Un tuttofare, no? Spiedina non mi sembra il caso. Già, faccio quello che serve. Che c'è di strano? Perché ridi? Scusa, è solo che... E qui dobbiamo nuovamente rivolgerle la parola. Non ridevo per te, è stato solo pessimo tempismo. Ok, a questo punto facciamo finta di andarcene. Esatto, e lei ci ferma. Cloud, non prendertela, dai. Oh, e appare qualcuno. Oh, ciao Yuna. Sì, purtroppo qui il tempo non è stato un granché, però... Io fortunatamente abito molto in periferia, per cui diciamo che la mia situazione è molto più tranquilla rispetto a tutta quella che c'è stato in centro. Quindi ti ringrazio per il pensiero, ma fortunatamente nulla di grave, almeno dalle mie parti. Un tizio sospetto. Non badate a me. Ok. Ehi, Cloud, fai anche da guardia del corpo? Sei un tuttofare, no? Suppongo di sì. Allora portami fuori di qui. Voglio andare a casa. D'accordo, ma ti costerà un bel po'. Allora vediamo. Che ne dici di un appuntamento? Cioè, a me fa anche un po' triggerare, se vogliamo utilizzare un termine comune, il fatto che Aerith sia così sfacciata nei confronti di Cloud. Perché, cioè, tralasciando il fatto che la storia di Aerith con Zack era ancora sospesa, no? Cioè, non c'è stata una rottura, non c'è stato magari niente. Però Aerith praticamente, cioè, ha già dimenticato Zack. Cioè, si sta buttando letteralmente tra le braccia di Cloud. Proprio letteralmente l'ha visto. E proprio boom, si ci è buttato addosso, letteralmente. Cioè, è questa la cosa che un pochettino mi ha sempre sconvolto, effettivamente. Comunque, va bene così.
Vabbè, ci sta. Ci sta. E qui non so chi siete né da dove venite, ma non lo so. Sentite Cloud che praticamente si, cioè, si corregge quasi da solo. Tu lo sai, la voce misteriosa di cui abbiamo parlato la scorsa volta. Ah sì, ti riconosco, quell'uniforme. Ehi signorina, il tuo amico è un po' strano, eh? Allora, non mi piace molto che abbiano ripreso la traduzione molto simile. Allora, in realtà era una traduzione fedele, perché Reno comunque parla con questo slang un po' particolare, solo che questo slang particolare, per quanto riguarda l'italiano, a mio avviso non è traducibile. E quindi loro hanno, in questo caso, in questa mod, in questa traduzione, hanno praticamente fatto in modo di tradurre il parlato di Reno come se fosse quasi un mafioso. Cioè l'hanno tradotto praticamente come se fosse un mafioso. Un po' il dialetto siculo che avevano dato a Calò in Final Fantasy IX, se ci fate caso. Infatti, praticamente Reno, in questa versione di traduzione, ha sempre quel ha finale, che tecnicamente viene appellato al siciliano, comunque al dialetto siciliano. Ed è una cosa che in realtà a me non è piaciuta particolarmente in questa traduzione, perché il dialetto che utilizza Reno, o comunque il linguaggio, il modo in cui si pone Reno, non è assolutamente confrontabile con quello che usa Calò, che è stato per l'appunto stereotipato in quella maniera in Final Fantasy IX. Quindi io non lo leggerò come praticamente viene interpretato in questo modo Reno. Ci tengo a precisarlo. Sta zitto, cane della Shinra. Signor Reno, che ne facciamo di lui? Mentre se la stanno palesemente sghignazzando. Non ho ancora deciso. Vedete, c'è sempre quella A finale che tende a rimarcare il suo dialetto, ma non è traducibile, a mio avviso. Cloud, no, fermati. Lottando qui rovinerete i fiori. Esatto, potevano tranquillamente metterci un minchia alla fine, sarebbe stata la stessa cosa. Usciamo dal retro. Sì, sì, ma ripeto, qua in questo caso la traduzione ha fatto cilecca, perché Reno non è inteso in questa maniera. Il modo dialettale di Reno è totalmente diverso. Quelli erano occhi Mako. Vedete, pazienza, eh? Cioè, questa cosa lui non la direbbe mai. Coraggio, al lavoro, al lavoro. Bellissima sta scena. Reno torna indietro. Ah, qua è vero. Ah, e non calpestati i fiori, eh? Ma c'è appena... quella ragazza si arrabbierà. Cioè, e i soldati che giustamente la prima cosa che vanno a pensare è tipo, ma come? Tu l'hai appena calpestato e ci dici a noi di non calpestare. Ah, sei scemo. Ok, a questo punto dobbiamo andare con Cloud da questa parte. Perché non si attiva il coso dell'aiuto? Vabbè. Ah, piccola curiosità, ovviamente Aerith, nel momento in cui joinerà all'interno del party, sarà sempre 3 o 4 livelli sotto il livello principale di Cloud. Perché dico 3 o 4? Perché se il nostro livello è a livello pari, Aerith sarà sotto di 4 livelli. Mentre invece se il nostro livello sarà dispari, Aerith sarà 3 livelli sotto rispetto a Cloud. Questa piccola curiosità che magari non tutti sapevano. Eccoli là. Cloud. Sì, li vedo. Pare che non ci lasceranno andare via facilmente. Allora che facciamo? Non vogliamo farci catturare, no? Quindi c'è solo una cosa da fare. Oppala. Forza. E qui comincia un piccolo minigioco. Tranquilla, ti prendo al volo. D'accordo, mi fido di te. L'antico sta scappando. Fuoco, fuoco. Cessate il fuoco. Ah! Aerith che cade, mischina. Cavolo, sarà morta? Beh, non avrebbe dovuto opporre resistenza. Cloud, aiutami. Ok. E da qui parte un piccolo minigioco che in realtà potrebbe aumentare l'affinità con Aerith o addirittura diminuirla. Il nostro scopo, ovviamente, come vi ho detto all'inizio della nostra run, sarà quello di diminuirlo il più possibile.
Cosa sono quelli? Ecco, e qui abbiamo la possibilità di scegliere che cosa fare con Aerith. In questo caso, aspetta un attimo. A questo punto siamo rimasti da soli con Cloud. Ora, c'è una piccola cosa che avrei potuto fare per accelerare la situazione all'interno del gioco, ma non l'ho fatta, perché alla fine non cambia niente, ovvero spostare Aerith praticamente in prima fila. Quindi metterla davanti piuttosto che metterla dietro, ma cambia veramente poco e niente. Dobbiamo diminuirlo perché il nostro obiettivo non sarà uscire con Aerith al Gold Saucer, ma aumentarlo con Barret e uscire con Barret nel Gold Saucer. La Perfect Run consiste anche in questo, ovvero nel alzare l'intesa con Barret e diminuirla con Aerith e Tifa. L'ho spiegato ovviamente tutto nella prima parte. Allora, a questo punto saliamo e tecnicamente avremo la possibilità di non far combattere Aerith contro i soldati. Se noi dovessimo fare questo, ovviamente il suo livello di interesse nei nostri confronti aumenterebbe. Il nostro obiettivo invece è quello di abbassare l'interesse di Aerith, quindi dobbiamo assolutamente sbagliare l'ordine dei barili. Quindi il primo sarà questo. Sbagliato. Ed Aerith delusa. Oh Cloud, ma che combini? E così parte la battaglia. Ragazzi, ve l'ho detto, purtroppo non posso uscire con le ragazze proprio perché la Perfect Run si basa su questo. Quindi spostiamo Aerith davanti e attacchiamo. Aerith sarà tranquillamente più che sufficiente nello sconfiggere gli avversari da sola. Beh, anch'io sono per la ship Cloud e Tifa, eh. Però per una Perfect Run bisogna uscire con Barret. C'è poco da fare. Ora, abbiamo la possibilità ancora di modificare il party di Cloud, perché Cloud può avere degli incontri casuali. Cioè, mentre noi camminiamo qui, ci possono essere degli incontri casuali. Ecco, appunto, come voleva si dimostrare. Possiamo tranquillamente gestirli. Non abbiamo problemi di nessun genere. Perfetto. Diciamo che tutto fa brodo, ma scoprirete che non ce ne sarà bisogno. Ah, vai, Cloud. Ah! Ecco qua. Cloud, aiutami! Aspetta un attimo, anche in questo caso. E adesso buttiamo giù questo barile. Ovviamente, vedendo l'ordine dei barili, adesso potrete capire anche quali dovete lanciare in ordine se volete fare, diciamo, la combinazione Cloud con Aerith. E qui, nuovamente, combattimento. Ovviamente Aerith è sempre in seconda fila in questo caso. L'avrei dovuta spostare in prima fila, però l'avrei dovuto fare prima. Non l'ho fatto, alla fine, sti cazzi. Le avrei potuto dare anche delle materie, ma ripeto, non cambia nulla dal punto di vista di, diciamo, di interazione. Solo il fatto che siamo leggermente più lenti, questo sì. Effettivamente questo ci porta ad essere leggermente più lenti. Nulla di irreparabile, comunque, ecco, mettiamola così. Ok. A questo punto possiamo spostarci nuovamente con Cloud, quindi spostiamoci già subito verso il prossimo barile. Ecco qua. E adesso aspettiamo che Aerith praticamente, ecco, praticamente si posizioni. Cloud, aiutami! Aspetta un attimo. Buttiamo il barile, anche in questo caso quello sbagliato. Ecco, Aerith delusissima. Cloud, ma che combini? È un altro combattimento. Vi ricordo che ogni volta che noi sbagliamo a lanciare il barile, l'affinità con Aerith diminuisce di 2 punti. Quindi ogni barile sbagliato sono 2 punti in meno che noi perdiamo nei confronti di Aerith. E vi ricordo che Aerith parte con un numero massimo di 50 punti. Quindi abbassare i suoi punti è fondamentale. Perché di default, diciamo che il gioco ci dà la possibilità di uscire con lei.
come prima scelta. La seconda scelta è Tifa, la terza sarà Yuffie e l'ultima scelta sarà addirittura Barret. Il nostro obiettivo è quello di appunto far incontrare Aerith insieme a Barret. Ok, lei a questo punto è riuscita ad arrivare lo stesso e adesso possiamo scappare. Oh, adesso possiamo uscire. Mi stanno ancora cercando. Vuoi dire che non è la prima volta? È già successo? Già. Quei tizi erano dei Turk. Quindi adesso già conosciamo il fattore e conosciamo anche una nuova divisione della Shir, ovvero i Turks. Allora, perché in Perfect si deve uscire con Barret? Semplicemente perché i punteggi che ti permettono di uscire con un personaggio all'appuntamento del Gold Saucer sono già predefiniti. E come spiegato in precedenza, si parte con 50 punti per Aerith, 30 punti per Tifa, 10 per Yuffie e 0 per Barret. Una Perfect Run ti consente di abbassare il punteggio di Aerith, di abbassare il punteggio di Tifa, lasciare invariato quello di Yuffie e far vincere Barret. Il tutto non ha una particolare ricompensa, non è un qualcosa che bisogna fare per forza, è semplicemente per dimostrare il fatto che tutte le scelte che fai sono consapevoli e che hai la possibilità di manipolare le azioni per cambiare il dialogo e per cambiare l'appuntamento. Anche perché, diciamo, l'appuntamento con Barret è un qualcosa di totalmente extra ed è un qualcosa che ovviamente non è facile da ottenere, sbloccando anche una piccola scenetta divertente che sono sicuro potrà essere interessante per tutti. Non c'è un reward in realtà, non c'è una ricompensa particolare per uscire con Barret, è semplicemente una mia cosa personale per farvi capire che tutto ciò che sto facendo lo faccio con una cognizione di causa e non lo sto facendo perché mi va di farlo, ma perché voglio farvi vedere appunto la mia conoscenza nei confronti di Final Fantasy VII. Quindi è una sorta di cosa in più. I Turks sono agenti della Shinra. Hanno il compito di cercare candidati validi per Soldier. Sono sempre così violenti? Sembravano dei rapitori. Si occupano anche di altri lavori sporchi, spionaggi, omicidi, cose di questo tipo. Quindi, cose leggere alla fine. Basta guardarli per capirlo. Ma perché ti cercano così tanto? Ci deve essere un motivo, no? E qui la trama si infittisce. Non ne ho idea. Ah! Magari ho i requisiti giusti per entrare nei Soldier. Può darsi. Ma tu vuoi arruolarti? Non lo so. Ma di sicuro non voglio farmi catturare da quelli. Allora andiamo. Cloud ovviamente proprio babbo, che crede praticamente a tutto quello che gli viene detto. Ma vabbè. Qui possiamo andare avanti. Aspetta, aspetta, ho detto. Oh. Uno, due... E hop. Uff. Ah, rallenta, non lasciarmi indietro. Questa è bella. Non avevi detto di essere tagliata per Soldier? Ah, sei tremendo. Però guarda come flirtano. Ehi, Cloud, tu sei un Soldier? Lo sono stato. Come l'hai capito? Dai tuoi occhi, il modo in cui brillano. È il marchio dei Soldier, tipico di chi è stato esposto al Mako. Ma tu come fai a saperlo? Così. Così? Sì, così. Coraggio, andiamo. Guardia del corpo. Ok. Ci ha liquidati praticamente con un così. Proprio letteralmente liquidati con un così. Va bene, ok. Phew. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Dunque, casa mia è da quella parte. Sbrighiamoci, o quei tipi di prima ci troveranno. Ma noi prima facciamo un'altra cosa. Ecco, ovviamente combattere, perché giustamente abbiamo un combattimento da fare. Anche se non mi interessa effettivamente il combattimento, potrei anche scappare. Però è giusto per perdere un pochettino di tempo, niente di particolarmente difficile.
Ok. Questa è una piccola cosa opzionale che si può fare così come non si può fare. Però diciamo è una cosa carina, no? È una cosa carina da vedere ed è anche una cosa carina da fare. Come potrete notare, siamo ritornati praticamente alla chiesa. Ritorniamo alla chiesa per fare cosa? Parlare con questi ragazzini. Ecco qua. Stiamo badando ai fioli. Siamo bravi? Bravissimi. State facendo un ottimo lavoro. Sì! Perfetto, possiamo tornare indietro. Non c'era più nient'altro da fare. A questo punto possiamo veramente accompagnare Aerith a casa. Ovviamente qui si potrebbe salvare, ma non c'è bisogno perché vi farò vedere un'altra cosa dopo. Sì, punto di salvataggio, come vuoi tu, andiamo avanti. Le cose che dobbiamo fare qui adesso sono abbastanza semplici, ovvero da questo lato non ci possiamo andare, perché come potete vedere siamo praticamente bloccati. Eh? Non ti ho mai visto da queste parti. Sciò, sparisci. Ah, che seccatura. Ma perché non siamo andati al solito ritrovo del settore 6? E come potete vedere non possiamo praticamente passare. Allora, a questo punto il gioco ci sta dicendo di andare da questo lato. Questa parte della città, o per meglio dire, questa parte del settore 5, nasconde alcune trame, o per meglio dire, nasconde alcuni pezzi di lore e nasconde anche alcune cosucce che dobbiamo fare necessariamente. La prima cosa da fare è entrare qui dentro per ascoltare un aneddoto di lore. Questo è abbastanza importante. L'uomo che vive qui dentro è malato. Ho sentito dire che lo hanno portato qui dopo averlo trovato svenuto nei paraggi. Ok, quindi è un tizio malato. Infatti, come potete vedere, non ha una bellissima cera. Uomo trasandato. Tipo che soffre. Non puoi fare niente per lui? Mi dispiace, ma non sono un dottore. Sono un tuttofare, ma non ho una laurea in medicina. No, immagino di no. Ha un tatuaggio. Somiglia al numero 2. Ovviamente un palese riferimento agli esperimenti che sono stati fatti all'interno del laboratorio Shir. Quindi tutti i soggetti che hanno avuto iniettate le cellule di Genova sono stati marchiati con dei tatuaggi, che sono gli stessi uomini tatuati e si possono vedere in giro nel remake. Quelli incappucciati, quelli che viaggiano, che sembrano degli zombie, eccetera eccetera. Quindi il riferimento è palesemente a quello. Ma ne parleremo più avanti di quello che effettivamente significa avere a che fare con questi soggetti marchiati in questo modo. A questo punto possiamo veramente esplorare tutta la città, dato che comunque qui abbiamo un negozio. Vabbè, sì, qua è perché ho triggerato il coso col frigorifero. Esatto, ho un po' di materie da poter vendere. Come potete vedere, noi abbiamo già tutte queste materie, quindi non ce ne facciamo niente. Però, qualora non abbiate ottenuto materie o comunque ne vogliate delle extra, le potete prendere qui. Qui abbiamo il negozio di oggetti, invece, che sarà molto utile più avanti. Accettiamo solo contanti qui. Ok, va bene. Dove possiamo comprare le tende, le code di Fenice, pozioni, le solite cagate, che per il momento non mi servono. La cosa importante da fare, invece, è entrare in questa casa. È importante entrare in questa casa perché non solo possiamo sentire il telegiornale, che è una cosa opzionale da poter fare. Ti stai godendo una piacevole gita in macchina con la tua ragazza, o perlomeno lo era, quando il motore ha un guasto improvviso. Ti è mai successa una cosa simile? Beh, da oggi non devi più preoccuparti. Con il nuovo modello Shinra V3000 puoi goderti la tua macchina al massimo, senza mai avere problemi. Ed ora le notizie. A causa di un attacco terroristico da parte di Avalanche si sono verificati numerosi blackout in tutta Midgar. Fonti ufficiali hanno comunicato che la situazione è sotto controllo e che la corrente verrà ripristinata quanto prima. A sostegno delle affermazioni del presidente Shire si è schierato anche il sindaco Domino, il quale ha fermamente condannato le azioni di Avalanche. Bah, il presidente Shire non fa altro che raccontare balle. Ma non ci si può fidare nemmeno di quelli di Avalancia.
tra l'altro tradotto male, o come si chiamano. Ah no, forse lo chiamava veramente così. Possono girarci intorno quanto gli pare, ma la verità è che sono solo invidiosi di chi vive di sopra. A chi credo io? Ma è ovvio, no? A me. Me stesso. Io non mentirei mai a me stesso. Questo è poco, ma sicuro. E noi ovviamente possiamo andare in giro a zonzo, come meglio crediamo. La cosa importante da fare è leggere questo manifesto. La tartaruga felice numero 1. Questo è stato riportato anche nel remake con il... diciamo con l'episodio bonus di Intergrade, dove appunto Yuffie deve recuperare tutti i manifesti della tartaruga felice. E se vi ricordate bene, è praticamente quel locale notturno, ovviamente per maggiorenni, quindi più 18, dove si potevano fare delle cose particolari. Se cerchi ottimi drink e divertimento, fai un salto alla taverna La Tartaruga Felice. E questa era un'informazione in più che si può ottenere ovviamente rovistando in giro per le rovine. Ma la cosa davvero importante, o per meglio dire la piccolezza che bisogna fare all'interno di questa casa, è parlare col bambino dormiente. Così nessuno troverà sopra, sotto, ma... È un riferimento abbastanza palese, al cassetto. Apro il cassetto in basso, apro il cassetto in alto, apro il cassetto in basso o apro il cassetto nascosto. Parlando col ragazzino abbiamo ottenuto praticamente l'ubicazione di questo cassetto speciale. Se non avessimo parlato col bambino avremmo potuto aprire soltanto il cassetto in alto e il cassetto in basso. È importante, o per meglio dire, questa è una piccola cosa extra che comunque si può fare, non è obbligatoria. Ve la faccio vedere giusto perché è una cosa che vi posso offrire in più. Apro il cassetto tra i due e ci sono 5 ghille. In questo caso non li prendiamo. Perché poi con questi 5 ghille il nostro ragazzino comprerà un oggetto e ci regalerà praticamente nella scena successiva. Ok, fatto questo possiamo uscire. Non c'è nient'altro che effettivamente dobbiamo fare qui dentro, almeno per ora. Possiamo andare semplicemente qui per ovviamente esplorazione e per vedere che qui siamo di fronte comunque al negozio di, diciamo, a un altro negozio in generale, che in questo caso sarebbe il negozio di armi, dove si possono comprare le bande di titanio. La banda di titanio è la stessa arma, o per meglio dire lo stesso equipaggiamento che abbiamo ottenuto poco fa battendo il boss. Infatti ne possediamo una, ma non ne abbiamo nessuna equipaggiata. In questo caso ne compriamo altre 3, in modo tale da averne 4 in totale e poterle equipaggiare a tutti. Si potrebbero comprare anche le granate, che vi ricordo essere molto molto importanti se volete effettuare una speedrun, perché le granate effettuano danni neutrali, quindi senza nessun elemento, a un nemico singolo. E questi danni a un nemico singolo si aggirano sempre attorno ai 200-300 danni, che vi consentono comunque di shottare la maggior parte dei boss iniziali del gioco. Ne servono un totale di circa 70 durante tutta la prima fase del gioco, se si vuole fare una speedrun e si ha la sfiga di missare l'attacco, ma si ha la sfiga di non crittare e quindi magari perdere un pochettino di efficienza durante tutto il combattimento.